Elettra Stimilli, Il debito del vivente, Ascesi e capitalismo. Come funziona il potere? E si intende già il potere politico, il potere di governo, il potere dell'autorità. Da Carl Schmitt a Toni Negri, molte sono le piste di lettura e i loro modi. Dall'indagine sul biopotere di Michel Foucault all'indagine sul sovrano e la bestia di Jacques Derrida. Tra la sociologia e il diritto si scrive da un secolo un'indagine che è diventata un filone della filosofia politica e riprendendo le mosse dall'analisi del capitalismo fatta da Max Weber che precede l'opera di Elettra Stimilli che ha curato anche l'edizione delle opere di Jacob Taubes, amico in divergente accordo di Carl Schmitt. E va annotato che la lettura del diritto di Schmitt poggia sull'opera di Max Weber. Elettra Stimilli ha pubblicato anche Jacob Taubes Sovranità e tempo messianico, che abbiamo avuto la fortuna di leggere. Elettra Stimilli legge l'etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber e in una sua lettura incessante formula e riformula la sua tesi della matrice cristiana del capitalismo e qui diverge dal protestantesimo che interessa Weber. E diverge anche dal cattolicesimo che interessa Giorgio Agamben, del quale è una lettrice attentissima. Elettra Stimilli è ricercatrice in filosofia presso l'Università di Salerno, è autrice di numerosi saggi sul rapporto tra politica e religione, con particolare attenzione al pensiero contemporaneo. In collaborazione con Marco Filoni, ha curato l'edizione dell'Ateismo di Alexandre Kojève, che fu amico di Taubes. La qualità del lavoro di Elettra Stimilli attiene alla bellezza e alla eccellenza, e questo lo diciamo sebbene siamo su altre piste di lettura, e rileggiamo alcune briciole delle note a margine che abbiamo scritto. La costellazione di lavoro si staglia leggendo. L'indice dei nomi, del debito del vivente, ascetismo e capitalismo, non è un indice ma un capitolo. Elettra Stimilli legge anche Haussmann, Badiou, Bataille, Benjamin, Blumenberg, Botanski, Butler, Deleuze, Derrida, Foucault, Freud, sino a Virno, Vitiello, Zizek. Elettra Stimilli comincia col mettere in discussione sia il paradigma sacrificale che il paradigma dell'edonismo per rendere conto dell'adesione degli individui alla logica competitiva del profitto, ossia il purismo economico e il purismo finanziario, anche se per Stimilli la finanza sembra un aspetto dell'economia e non qualcosa di indipendente. Com'è che lo scopo della macchina economica e di governo è autoriproduttivo? Ad infinitum e come tale è autofago? È svincolato da un aspetto essenziale e originario della vita umana? L'ipotesi di Elettra Stimilli è quella della finalità senza scopo. Perché allora il debito del vivente? Com'è che gli umani sdimenticano, verbo di Machiavelli, la finalità senza scopo della loro vita? Prima di leggere anche questa formula della finalità senza scopo di Elettra Stimilli, procediamo sulla questione del debito, al quale l'autrice dedica un capitolo specifico dal titolo Colpa e o debito, che avrebbe richiesto un intero libro per affrontarne la complessità. Dal senso di colpa come cardine della morale, al senso di colpa inconscio come cardine della rimozione. Dalla colpa come problema metalegale in Schmitt alla colpa come problema metapsicologico in Freud. La colpa di vivere? Il debito del vivente è questo? E per ciascuno in modo differente si pone? Questo il peccato originario più che originale? E qui Stimilli cita Nietzsche.
che nella genealogia della morale afferma, il basilare concetto morale di colpa ha preso origine dal concetto molto materiale di debito. Una moralizzazione del debito? La moralina del debito? Il debito è un aspetto della legge inconscia e l'economia del negabile rispetto al nome crea il nome del nome, il principio di autorità e la legge non inconscia. Così sorge il debito personale e sociale, ivi compreso il debito pubblico. Ma Elettra Stimilli non imbocca questa via, che viene da una lettura asinina di Freud, da parte nostra che crediamo in Babbo Natale. Restiamo nella trama della sua ricerca, che è di una erudizione che sorprenderebbe anche Pierre Legendre, psicanalista e storico del diritto e delle istituzioni, che con altri presupposti è vicino alle tesi sulla religione e il capitalismo, giunto al discorso tecno-manageriale partendo dal diritto romano canonico. Il debito del vivente si mostra come obbligo a sdebitarsi e così il purismo capitalistico e il suo colmo anticapitalistico funziona sul miraggio dell'estinzione del debito, che è anche estinzione del nome, del padre, dello zero. L'altro aspetto è opposto, produrre il debito, ossia l'estensione infinita del debito, sia pubblico che privato. Tra l'altro, il crack del 2007-2008 proviene dall'estensione del debito a privati di cui si sapeva che non sarebbero mai riusciti a pagarlo. Che poi la tesi dell'origine del debito oscilli tra lo scambio economico, Nietzsche, o quella del dono e dell'obbligo al controdono, Maus, costituisce la permanenza del debito nell'algebra e nella geometria, peraltro impossibili, del debito inconscio, debito che non è del soggetto né della collettività, ma è della legge, e la funzione del nome, che è anche quella del non dell'avere, è compimento della legge, e il compimento è il simbolo, non l'ordine simbolico del padre e del suo supplemento, l'ordine simbolico della madre, che peraltro sono ordini simbolici gerarchici, della padronanza e della schiavitù, con ripartizioni differenti, sempre il primato del fallo, anche là dove pare porsi la questione di un al di là, invece è la negazione, e la negazione di un primato è interna al primato stesso. Ecco che arriva la nostra mascotte, si chiama Ferro per via del colore il suo pelo, un po' è vecchissimo e bello, Voilà. Adesso passiamo alla nostra lettura. A parte i vari distinguo anche molto importanti tra gli autori e le teorie, come quello tra utilitarismo e anti-utilitarismo, tra razionalità e irrazionalità, e quindi queste distinguo sino alle esplorazioni etimologiche di alcuni termini del dibattito, come la radice della parola credito, la questione è quella della teologia politica, ossia se questo primato possa vanificarsi e come. Che la matrice dell'economia del potere sia il protestantesimo più che il cattolicesimo, l'ascetismo cristiano più che l'ascetismo pagano, la fede di Paolo più che il diritto romano canonico, l'ipotesi della teologia politica è mantenuta. Inoltre, non affrontiamo la questione che queste trasformazioni, che vengono lette a ritroso per ritrovarne il senso se non l'origine, della colpa, del debito, del credito, del capitalismo, ebbene sono sempre inequivocabilmente e incontrovertibilmente senza abduzione, senza trasformazione, senza catacresi, ma solo una metonimia infinita di cui si sia invertita la freccia temporale, e in tal senso nulla di acquisito ci sarebbe, sebbene il presente
possa lanciarsi nel passato e tornare dal futuro, cosa che da Aristotele a Heidegger riesce molto bene ai filosofi e a quella branca che sono i logici. Che cosa implica il mantenimento dell'ipotesi teologico-politica? L'assenza di soluzione, che è anche l'etimo di psicanalisi, che si può leggere anche come assoluzione della colpa privata o pubblica. Questa assoluzione è negata secondo il principio dell'innegabile esercitato dalla filosofia, come dalla sociologia e dalle altre scienze umane. Agamben ha dinanzi a sé la macchina governamentale e sprona l'inoperosità per spegnerla, disinnescarla, renderla inutilizzabile. Stimilli ha dinanzi a sé l'impresa globale, fine a se stessa, e sprona modalità critiche per una sua possibile demolizione, che è anche la chiusa del suo libro. È curioso che non applichi al suo ragionamento l'obiezione che pone ad Agamben, che, cito, appare tanto più impraticabile quanto più l'inoperosità disattivata dalla sua stessa messa in opera all'interno della macchina di governo risulta essere, in fondo, quasi confinata in una sfera senza vita. E non a caso Agamben ha tessuto l'elogio del «preferisco di no» di Bartleby. E quanto alla notazione di Stimilli, c'è da chiedersi: perché la demolizione dell'impresa globale è un'impresa intellettuale? La demolizione non è confinata in una sfera senza vita, come l'inoperosità di Agamben? La demolizione non è una operosità tanatologica? Leggiamo l'ipotesi positiva e non quella demolitoria di Elettra Stimilli, scritta dopo la sua obiezione ad Agamben, a pagina 28. E ripresa anche in conclusione, a pagina 273, poco prima la svolta molto più che decostruzionista. Ecco la prima formulazione scritta nell'introduzione. La posta in gioco sembra risiedere invece non tanto nella possibilità di disattivare con l'inoperosità, quanto piuttosto in quella di riattivare con modalità di volta in volta differenti la stessa finalità senza scopo che inerisce alla prassi umana e che coincide con la sua capacità innovativa e di cambiamento. Ecco la seconda formulazione, quella conclusiva. In gioco è la possibilità di riattivare sempre e con modalità differenti la stessa finalità senza scopo che inerisce alla prassi umana. Perché la posta in gioco sembra risiedere e non invece risiede senza sembra? Dubbio che potrebbe anche stare nella possibilità che ha come sua altra faccia l'impossibilità. Possibilismo del totem e impossibilismo del tabù. E a parte la capacità come funzione umana, più che della parola in atto, che sfugge all'attivazione come alla disattivazione, e a parte il cambiamento, che è, e questo senza forse, la negazione della trasformazione. Ebbene, c'è da interrogarsi su questa formula pressoché ossimorica, finalità senza scopo. Se lo scopo del capitalismo è il profitto per il profitto, la finalità della prassi umana è il profitto intellettuale? Quello di Elettra Stimilli è la demolizione dell'impresa globale? Per cominciare dove Elettra Stimilli conclude, la prassi è inumana, nel senso che non sottostà la funzione umana per eccellenza, la funzione di morte, al discorso della morte, al cui cospetto l'inoperosità e la demolizione sono aggiornamenti. E poi non c'è nessun fine e nessuna finalità, questa è la finanza intellettuale, ma ciascuna volta c'è conclusione, approdo alla cifra nella parola, al capitale intellettuale. Capitale inimmaginabile anche per Marx, la cui teoria, manco a dirlo, è teologico-politica e più propriamente è un messianesimo ateo, e questo era già inteso da Jacob Taubes, forgiato su quello ebraico.
E a questo punto occorrerebbe portare a conclusione un'altra lettura di Paolo, dopo le prove di Taubes, Badiou, Agamben, e un'altra lettura di Marx, che 30 anni fa avevamo cominciato, e anche un'altra lettura di Freud, che non abbiamo mai smesso di compulsare. L'affondo di Elettra Stimilli nella sua lettura del testo di Freud sul problema economico del masochismo ha rilanciato il progetto di scrittura.